Vi faccio vedere il decollo dalla portaerei. È una cosa che non vi faccio vedere quasi mai, e quindi colgo l'occasione perché questo caccia può farlo e quindi lo andiamo a fare. Volevo farlo in una partita, ma non mi sta capitando e quindi ho detto vabbè, dai, lo faccio nel volo di prova, almeno vi faccio vedere un pochino in cosa consiste. Nulla di complicato, dovete far finta che appunto sia una base normalissima e quindi decollo e atterraggio saranno i medesimi. Come facciamo ad atterrare sulla portaerei se lo spazio è molto ristretto? Attraverso un gancio che abbiamo, eccolo là, non so se lo vedete, d'accordo. Una volta che sarete allineati, cercate di avere anche una velocità non troppo elevata, altrimenti ok. Quindi vi faccio vedere l'intero processo di atterraggio su portaerei. Troppo veloce. Dovete arrivare, non dico quasi in stallo, ok, però insomma, una velocità consona. Perfetto, vedete il gancio che è sceso? Perfetto. Vabbè, nel frattempo sparate anche alla vostra portiere così. No, vabbè, insomma. Se calcolate bene non ci sarà bisogno di sparare. Qua sono arrivato anche fin troppo in stallo, vabbè. Atterraggio fin troppo perfetto. Vabbè, si è visto. Ok, il gancio ha afferrato il cavo sulla portiera e quindi si è fermato. Ci sono diversi cavi a disposizione, quindi se non prendete il primo non è un problema perché poi ci sarà il cavo successivo, d'accordo? Il cavo trova il gancio e l'aereo si ferma. Facilissimo. Può essere un problema intercettare a questo, eh? Lo vedo bello in alto. Io sono già al massimo. Sto provando a prendere quota, ma lui sarà almeno a 6.000 metri. No, 6.000 no. 5 e mezzo? Cioè, è uno sporco lavoro, però qualcuno deve pur farlo. Siamo sempre lì. Voglio prendere sia velocità che quota. Ok, adesso lui sta scendendo un po', mi sa. Guadagna un po' di metri. Perfetto così, ma non può scappare all'infinito. Adesso lo raggiungo. Lo raggiungo. Hai avuto quella velocità extra perché hai perso un po' di quota, d'accordo? Quindi là mi hai dato un po' di velocità, ma a lungo andare sono io che vengo a prenderti. E infatti già non ti allontani più. Siamo a 1,55, tra poco 1,54. Sono a 500 km orari. Dove vuoi andare? Dove scappi? Come fai? Perfetto così. E tu più scendi e peggiori solo la situazione perché voglio dire, se perdi quota poi anziché solo me troverai anche gli altri alleati, d'accordo? 1,44, no, non può. Io posso continuare tranquillamente in questa diciamo direzione. Una volta che lui farà la virata che lo condannerà. Buono così. Ok, sto andando, eh. 530. 1,30, 1,28. Viene attaccato da due. Qui anche l'altro.
Però ho capito che la vuoi tu la kill. Qua chi se la prende prima? È perché incendio, fuoco gliel'ho dato io. Il critico gliel'ho dato io. Perdonami, eh. Sei arrivato un attimino qua. Non si può parlare di kill rubata perché, ripeto, siamo intervenuti entrambi. La cosa paradossale è che lui è riuscito a strapparmi letteralmente un pezzo di coda. Non mi ha causato nessun danno ai motori o frontalmente. No, non ce l'ha con me. Ok, pensavo fosse quello là. Ce l'abbiamo fatta. È tutto calcolato, raga. Era tutto calcolato. Non poteva scappare. Stai sereno, stai tranquillo. Però in realtà più che sull'F8 vorrei andare su quello che ancora devo identificare. Meteor. Addirittura. Non sono più abituato a giocare a questi livelli, se devo essere sincero. Ci sono delle unità che avevo anche, non dico rimosso dalla mente, perché alla fine no. Però, ripeto, non le leggevo da tanto. MiG-9, il 262, capito? Matchmaking ottimo. Andiamo. Ma ce l'ha proprio con me questo, sì. Tac. Me la regali, me la dai proprio così, cioè. Il 152 tedesco. No, vabbè, raga. Veramente, questo livello mi fa tornare alla mente tante emozioni di gioco passate. È una cosa indescrivibile. Mi ricordo quando sbloccai per la prima volta il MiG-9. Il MiG-9! Pazzesco. Pazzesco! Senti, MiG-9... No, A21R... Cerchiamo di mantenere un po' di quota, perché al netto di tutto che sono jet e quant'altro, anche un jet, soprattutto i primi, se sono bassi, non è che, capito, ti vengono a prendere immediatamente. Non ti lascio scappare. Cosa? Sì, lo trovi sul mio canale YouTube. Ma zona, ragazzi, come ti ho fatto male proprio, fra. Tac. Oh. Ma guarda là, spezzate le braccine, capi? Troppo divertente, troppo divertente. 427 mi piace solo per questa azione. Senti, ma sto BF-109 sta facendo un po' di affari suoi. Sarebbe un peccato se qualcuno lo disturbasse. Presente. Senti. Vabbè, ragazzi, ma non è possibile. So qua 10 partite che provo a fare più di una kill e puntualmente me le ciullate tutti. Vi siete messi d'accordo? Cioè, io devo mandare avanti un canale. Devo arrivare a 20.000 iscritti. Ma porca Eva. Movimenti per diminuire la velocità. Miseria. Ah, l'hai sganciata, eh. Bravo. Dov'hai? 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 Ce la fai? Ce la fai? Ok. Non ce la fai.
Che dici? Me la dai? Me l'ha data. Stiamo perdendo tempo. Cioè, se me la devi dare, dammela subito. Non perdiamo tempo. Mi sono un po' complicato la vita, Però alla fine, ripeto, il risultato è arrivato. L'abbiamo portato a casa. Allora, lui è un 109 che attacca l'F82. Mo finché arrivo. Tutti sono scappati. Uno e due ti hanno lasciato solo. E mo che fai? Cioè, stai lì come... Non può fare niente. Ma che fai? Non puoi fare niente. C'ho i cannoni, c'ho le mitragliatrici, ti apro in due, capito? Aprire. Mannaggia la miseria. Ti faccio ma... Cioè, proprio tac, tac, super tac. Fra, dovevi scappare come gli altri due. Oh, pazzesco, gli altri due mi hanno visto, sono scappati. Giustamente, perché alla fine, cioè, non puoi fermare una valanga di colpi che ti arriva addosso. Colpi da 20, cannoni da 20, 12.7, non si capisce più niente. Cioè, questo è uno dei caccia che anni fa giocavo davvero tantissimo. Ci ho giocato davvero molto e ho utilizzato molto l'intera colonna che porta al giorno d'oggi all'F14 a 1970. È una colonna che vede l'F4U, che vede anche l'F8F, il Bearcat e poi il Tigercat, quello che vedremo a breve. Tra l'altro, dopo il Tigercat ci sarà il famoso F2H, d'accordo? Che tra l'altro esteticamente è abbastanza bello. Trovate un gameplay che ho caricato molti anni fa. L'F9F2 sono caccia davvero di una bellezza spettacolare. E poi l'F9F8. Questo poi è arrivato un po' tardi in realtà, perché il ramo si fermava, se ricordo bene, all'F2H. Poi vabbè, è continuato per poi arrivare, dicevo, all'F14. Al netto di tutto, il Tigercat propone 4 mitragliatrici Browning da 12.7. Eccole qui. 4 cannoni da 20. Poi due motori, sistema di raffreddamento dell'olio, il pilota e quant'altro. Abbiamo una velocità massima di 688, d'altitudine 5182, quota massima 12,3 e poi rotazione 25, salita 25 metri al secondo, decollo 444 metri. Qualora lo volessimo potremmo portare con noi delle bombe. Io non le porto perché intendo farvi vedere l'attacco cattivo che ha con queste mitragliatrici e con questi cannoni. È una storia, secondo me, molto importante perché, ripeto, questo caccia si trova proprio nel mezzo, ok? Proprio alla fine e poi tac, arrivano i jet. Quindi è una pietra miliare, se volessimo definirla così, del ramo americano e della storia anche di War Thunder. Vediamolo in azione, cercando di capire un attimino la potenza del motore, cannone, un po' di tutto. Tra l'altro, ragazzi, una cosa molto importante, iscrivetevi al canale perché molti di voi guardano i miei contenuti, però ancora non sono iscritti al canale. A voi non cambia nulla, però a me dareste una mano davvero enorme. Dobbiamo arrivare quanto prima a 20.000 iscritti, sarebbe un traguardo inimmaginabile. Conto su di voi. E nulla, questo era l'F7F1 Tigercat. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e suggerite quale unità vorreste vedere in futuro. Magari qualche unità... Una pietra miliare su War Thunder che vorreste rivedere. Ragazzi, video terminato. Io come sempre vi ringrazio per i like, i commenti e le visualizzazioni. E noi come sempre ci vediamo con un prossimo gameplay. Ciao!